Un saluto a tutti cari amici di YouTube. Adesso andiamo a parlare di uno dei tanti misteri di epoca moderna. Siamo intorno al 1600 e sto parlando di uno dei tanti misteri che possiamo trovare a Roma, la nostra capitale e la città eterna. Vi stavo parlando della porta magica, detta anche porta alchemica. Questa porta era una rovina, una parte rimanente di Villa Palombara, una villa situata dove adesso si trova Piazza Vittorio Emanuele. Per i romani semplicemente Piazza Vittorio, ed è una delle ville che è stata distrutta per creare questa piazza. Ce n'erano tipo una ventina di ville, tra cui Villa Palombara, e tra cui c'erano queste cinque porte principali, ma adesso è rimasta soltanto Porta Alchemica, chiamata anche Porta Magica, che poi è stata anche spostata di posto, ma comunque sempre in Piazza Vittorio. Questa porta, che prima apparteneva a Villa Palombara, oggi vi devo spiegare chi era questo Palombara. Era un alchimista e nobiluomo italiano che divenne alchimista da quando la regina Cristina di Svezia lo volle a suo fianco assieme ad altri intellettuali di quell'epoca, di cui conobbe Giuseppe Francesco Borri. Che secondo delle leggende metropolitane, Giuseppe Francesco Borri faceva parte, era sì un alchimista, e dicono che era in realtà il conte di Saint Germain, dato che è nato nello stesso anno in cui è morto il conte di Saint Germain, e molti dicono che il conte di Saint Germain è ancora vivo. Queste sono soltanto delle teorie New Age. Parliamo, sempre secondo una leggenda metropolitana, si diceva che l'alchimista Borri, per non farsi acchiappare durante la Santa Inquisizione, siccome a quell'epoca fare alchimia e praticare magia era considerato un sacrilegio per la Chiesa, e si dice che lui scappò all'interno di questa porta, scomparendo in un universo parallelo. Potremmo dire che è un vortice spazio-temporale, un wormhole, questa porta. La porta magica è piena di incisioni in latino, di cui un'incisione recita: sì, il tuo sale e il tuo sole, ovvero accontentati del tuo sale. Cioè, il tuo sale all'interno, il sale nel senso di conoscenza, ma anche un fuoco interiore, e il sole sarebbe invece il fuoco spirituale. Ovvero, il sale è il fuoco materiale, il sole il fuoco spirituale. E poi un'altra incisione in latino recita di non dare la pietra filosofale ai lupi. Ovviamente è un chiaro riferimento che la conoscenza, se la dai a persone cattive, la possono utilizzare a proprio vantaggio, cioè a nostro svantaggio. E un'altra delle incisioni latine diceva che spiegando la cultura, la sapienza a uno dei potenti, cerchi la morte. C'è scritto che quando un sapiente spiega la conoscenza a un potente, cerca la morte. Ci sono anche altre incisioni, e ci sono anche incisioni che raffigurano dei metalli associati a dei pianeti.
anche se la Luna è un satellite associato all'argento, però poi ci sono delle incisioni tipo il pianeta Saturno associato al piombo e recita una frase latina che quando dei corvi neri partoriranno delle colombe bianche, allora potremmo dire che sei sapiente, una cosa del genere. Poi c'era anche un'incisione del pianeta Giove associato allo stagno e c'era pure un'altra incisione di Marte associato al ferro, di Venere associato al rame, Mercurio associato al mercurio, simbolo poi di Ermete Trismegisto, sappiamo com'è, e tante altre incisioni sempre latine, tra cui quell'incisione che recitava del fatto del vello d'oro scoperto, preso da Giasone, che fa riferimento che in realtà è una pergamena che trasforma qualsiasi cosa in oro. Stando sempre a Massimiliano Palombara, questo nobiluomo ed alchimista italiano, e del suo miglior amico Borri, si diceva che loro avevano scoperto una pianta erbacea che trasformava qualsiasi cosa in oro, però le hanno nascoste ai potenti. Sul cornicione di Piazza Palom di questa porta, Porta Palombara, Porta Magica, Porta Alchemica, c'è un altorilievo di un cerchio di cui c'è scritto Madre Vergine, Dio, cioè un ettrino, Madre Vergine, che il padre e il figlio, una cosa del genere, rappresenta il macrocosmo, questo cerchio esterno. E queste incisioni rappresentano le cose impossibili, ovvero la Madre Vergine è impossibile, se è vergine come fa a essere madre? È un chiaro riferimento alla Vergine Maria, alla Madonna, un ettrino che si riferisce alla Santissima Trinità, Dio è figlio, Padre è figlio, un'altra cosa inspiegabile che si riferisce a Gesù Cristo. All'interno di questo enorme cerchio di pietra che rappresenta il macrocosmo c'è il famoso esagramma, detto anche Stella di Davide, questi due triangoli isosceli, uno con la punta verso l'alto che rappresenta la spiritualità e uno con la punta verso il basso che rappresenta il terreno, l'essere terreno, il materiale. E all'interno di questa Stella di Davide c'è una croce sopra un cerchio medio che rappresenta non il microcosmo, perché il microcosmo è il cerchio più interno a questo cerchio medio, che secondo delle teorie complottiste sarebbe il triangolo degli illuminati rovesciato. Ovvero c'è un cerchio medio, si chiama così, che rappresenta poi il terreno, la medianità, macrocosmo moderato e il microcosmo. Questo è tutto quello che so sulla Porta Alchemica, uno dei luoghi di Roma da visitare. Con questo è tutto, prendete tutto quello che vi sto dicendo a pari di teoria o favola moderna, con questo è tutto, un abbraccio forte dal Gran Mitico.